Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo di Nick Giù. Quest'oggi nuovo starter pack della nuovissima collezione Fantasy Riders, l'invasione dei giganti. Giulio vi andrà a far conoscere questa nuovissima collezione di card, perciò direi di non perderci in chiacchiere e lascio la parola a Giulio. Vai Giulio! Ciao ragazzi, come vi ha anticipato Nick, andiamo a spacchettare lo starter pack di Fantasy Riders, l'invasione dei giganti. Un gioco di carte collezionabile, è la nuova serie. Appena uscito, fresco fresco. Abbiamo anche un bel pacchettozzo in più, ma questo lo andremo a spacchettare in uno short. Andiamo a conoscere questa bellissima collezione. Vamos! Bene ragazzi, ci siamo, eccolo qui, bellissimo starter pack, bello pesantuccio, bello pesantuccio, vediamo il retro, un'anteprima delle carte, panini, prezzo di 8 euro, contenuto abbiamo collector album, 4 bustine, il game board, 6 card limited edition e una guida magazine per il gioco. Nuova serie, 6 card limited edition, come abbiamo detto nel pacchetto, al prezzo di 8 euro. La collezione è composta da 396 card. Bene, andiamo a spacchettare questo bel corposo pacco. Abbastanza rumoroso, eh? Un bel casino, un bel casino fa. Ui, mamma mia, già è bello così. Ecco l'album. L'invasione dei giganti, panini, oh, il bordo come piace a me, spettacolo, e il retro con le carte e i box che si possono trovare, box in latte, l'eco pack e le bustine, che hanno un prezzo di 1,50 euro cada uno, 1,50 euro. E vediamo cosa ce n'è dentro. Qua abbiamo la checklist. Quindi ne abbiamo 214, abbiamo carte bronzo, argento, oro, platino, titanio, acciaio, leggendario. Mamma mia. Oh, sono anche numerate qua, in alto a destra, chiaramente, non stiamo ogni volta a contare. E qua abbiamo il resto della checklist e il cerchio della luce che trasmette la videocamera. Direi che l'abbiamo già visto. Ok, bello, molto bello, bello, molto bello spesso. Poi abbiamo le carte, quelle qui. Limited edition. Mamma mia, che bello. Il mago guerriero. Ora andiamo a caccia delle altre. Le abbiamo infilate così, senza bustina. Abbiamo le altre, altre quattro. Ne manca una all'appello. Guardate questa che bella. Teocrate, l'illusionista, vediamo il retro, ma che belle sono, il rilievo, mamma mia, saccheggiatore, saccheggiatore, gli orchi dell'abisso, mamma mia, ma guarda che bello, E poi abbiamo il lanciere, che sta lanciando una bella lancia. E l'altra dov'è? Dov'è? Eccola qui, in mezzo ai pacchetti. Eccola qui, fiutatrice. Questo è un ottimo fiuto, eh? Anche se a piedi scalzi. Ah, ma cambia il retro. Vediamo queste. Eh sì, cambia il retro, ma è una cosa. Spettacolo! Mamma mia! Bellissimo, bellissimo! Andiamo poi alla guida, alla guida. Ah, le carte, allora nel box ci sono tre bustine. Prezzo non c'è, il box di latta, il metal box e lo starter pack che abbiamo, che stiamo guardando noi. È un bel libro. Adesso lo sfogliamo. Tutti gli eroi, creature e rider, 5 nuove tribù, scopri i segreti dei giganti. E sfogliamo, dai, sfogliamolo velocemente. Ah, qua abbiamo il mondo, gli eroi, le creature. La guida alle carte,
le tribù, c'è la storia dell'invasione dei giganti, gli elfi oscuri. Come vedete è molto dettagliato, ma bellissimo, bellissimo. Mettiamo un po' dietro questo. Gli opliti, il lanciere, gli eroi, creature, gli oracoli, card chiave. Sembrerebbe un gioco un po' complicato, poi andiamo a vedere com'è. Gnomi, la guida degli gnomi, mezzomi, quindi mezzi uomini, card chiave. Questa è quella che abbiamo nello starter pack. Gli orchi dell'abisso, tecnomaghi, sono maghi tecnologici questi, però senza smartphone in mano. Neobarbari, li sono diventati barbari da poco. I mistici, gli elfi del crepuscolo. Interessante. Nani rigattieri, ma quanti ne abbiamo? Il goblin delle montagne, i goblin non mancano mai in questi tipi di card fantasy. Cavaliere della luce, signori dell'oceano. Signori dell'oceano, antivita, bella, gli erranti. Da leggere tutto con calma. Flagello dei giganti, pericolo oceanico. Come si gioca? Poi lo leggo con calma. Attacco, rinforzo, duello, pesca. Tipico dei giochi di carte fantasy. Va a turno, condizioni di vittoria, consigli, effetti delle carte. Abbiamo di nuovo la checklist. E finisce qui la guida. Bellissima la guida. Poi abbiamo il mondo, la mappa, la plancia di gioco, diciamo, dai. Vedete che ve la faccio scorrere. Qui va il mazzo, gli scarti, la zona d'attacco, il luogo e quella dell'avversario. Questo buco centrale, chissà che sa, se verrà qualcosa. Poi retro, un bel poster, dai. Fantasy Riders, bellissimo. Panini, cartone abbastanza spesso, dai, sì. È durevole, dura nel tempo. Abbiamo le quattro bustine. Vediamo queste che fa casino. Cambiano anche i background, gli sfondi dei pacchetti. Vedete? Ok, dai, iniziamo. Aulì, il goblin è qua. Dai, vediamo se c'è il goblin. Così scritto qua, 396 card, 296 base, oro, argento, bronzo, 6 leggendarie. Riuscirai a fermare l'invasione dei giganti? Lo scopriamo. Vai, andiamo ad aprire i pacchetti. Quante carte abbiamo? 2, 3, 4, 5, 6. Dunque, iniziamo. Cervo bianco, anche se va sull'azzurro. Pirotecnico, questo è forte. Trasformazione animale. La Druncola Rider, un bel topazzo questo, Carta bronzo, questa sarà. Platino, Medusa, con i suoi bei tentacoloni. E poi abbiamo Ericinia, sembra una fenice. 3-3, attacco difesa. Prendiamo un altro pacchetto. Un euro e 50 a pacchetto, sono 6 euro di pacchetto all'interno, più 2 euro, sì, ci sta alla grande il prezzo. L'aquila incantata, ma guardate come sono dettagliate. Non so se riescono a vedere queste cose che splendono sul retro della carta.
Grimaldelli, questo che serverà, sarà una carta per aprire porte. Elisir rinvigorente. E voilà, oro, Artemide Rider e Protettore Rider. C'è un altro Rider? Regole del gioco, perché nell'altro pacchetto non c'era? Vabbè, interessante. E poi abbiamo l'orco, anche loro non mancano mai, come i goblin. Andiamo avanti, andiamo avanti. E voilà, le baracche, signora delle bestie, mi piacciono troppo, cacciatrice, poi abbiamo, attenzione, lo facciamo vedere dopo, questa bronzo alchimista rider, ma l'abbiamo trovata questa, cantastorie. Ora andiamo a scoprire questa speciale. Cos'è? Cos'è? Oro. Druida Rider. Druida Rider. Bella che è. Mamma mia, guardate. Ah. Boh, senza parola, grandissima la Panini come sempre. Questa è una collezione interessantissima. Allora, partiamo. Ittomobile. Il pirotecnico, poi Medusa, bella, Spadaccino Rider, guardate gli effetti scintille qua, Spadaccino Rider, poi abbiamo la speciale, guardiamo dopo, Mecca Mastino, mazza, il Mecca Mastino. Ci può andare anche in sella? Scopriamo questa speciale, attenzione. Acciaio, giavellotto sacro, acciaio. L'acciaio non so che valore ha, dopo ci vado a vedere. Oh, guardate l'effetto delle bollicine, non so se riuscite a vederle. Ah, sì, si vede, guarda che bello, mamma mia, ma è una cosa molto ben fatta, anche belle spesse. Mi piace questa collezione. Di Fantasy Rider, bellissima nuova collezione della Panini. E questo è lo starter pack. Faremo video di spacchettamenti perché questa, secondo me, è una collezione che merita molto. Beh, ragazzi, io vi saluto qui e vi passo la parola a Nick. Vai, Nick, fai i saluti, vai. Non essere troppo lungo, che sennò il video dura tanto. Ciao, ragazzi. Bene ragazzi, da questo starter pack della nuova collezione Fantasy Riders, l'invasione di giganti è tutto. Come al solito ricordo di iscrivervi al canale, attivare il campanello, lasciare like al video, commentare questo video, seguirci sui social, link in descrizione. Se volete potete abbonarvi al canale a prezzi bassissimi per sbloccare tantissimi vantaggi. E se volete potete acquistare su Amazon il diario del collezionista, il diario del fantacalcio, il diario del Formula 1 e il diario delle password. Ciao ragazzi!